Allora è arrivato anche quest'anno la fine del 2018 e come ogni anno da quando ho memoria, per noi in questi giorni il rito delle Luganeghe è un appuntamento fisso. Al mattino del primo giorno c'è chi va a fare gli acquisti, quest'anno 6 mezzene, cioè 3 maiali, acquistati già appunto in mezzene, tagliati. E c'è chi intanto prepara gli attrezzi, gli strumenti, le stanze, per cui tutto pulito in ordine per poter lavorare. Subito dopo pranzo comincia il lavoro ed è un pomeriggio intero di lavoro dove gli uomini partono da queste mezzene per arrivare a pezzi sempre più piccoli, disossano la carne, togliono la cotica, separano tutto quello che insomma dobbiamo eliminare per avere lucaniche che non siano troppo grasse. Alla fine della giornata si macina questa carne e viene messa nella panara, un contenitore in legno che veniva usato una volta per l'uccisione del maiale. Mentre durante tutta la notte poi la carne andrà a liberarsi dei liquidi che scolano via, si dà una prima pulita alle budella, togliendole dal sale e mettendole in ammollo per tutta la notte. Il secondo giorno si comincia col preparare le spezie, per cui si mescola, si macina, si mescolano il sale, il pepe, l'aglio, la noce moscata, salnitro, pepe garofanato, detto anche pimento, che servono appunto per dare gli aromi e anche per conservare queste lucaniche, insomma, che ci devono durare un intero anno. La quantità degli aromi è un segreto di famiglia, ognuno mette le sue e ti dicono le tue sì che sono buone, ma cosa ci mettete? Ma qual è la percentuale? Non si può dire, quello è un segreto di famiglia. Appena miscelato tutti questi prodotti che vengono studiati da apposita ricetta che ci viene appunto tramandata dalla famiglia, in base alla quantità della carne macinata, viene separata in due bacinelle distinte perché abbiamo ben due panare di carne e per cui due uomini a una panara, due uomini all'altra cominciano col versare una parte del composto e prendere a pugni la carne per fare in modo che questo composto penetri nella carne. È un lavoro duro. Faticoso, la carne è molto fredda, però c'è chi comunque si scalda e suda perché è un lavoro, di fatica, e c'è chi invece si congela le mani e poi fanno persino male. Però, va detto che il profumo che esce da questa carne è un profumo delizioso e le mani dei nostri uomini sono veramente morbide dopo questo lavoro. Mi sa che è nuovo, nuovo, eh? Sai perché si fa così? Per No. mescolarla meglio. Vedi, se vedi ci sono dentro le macchie marron del pepe e della roba. A far così un po' alla volta si disfa. Questo lavoro bisogna farlo 2 volte e poi la terza volta facciamo le palline. La vita è nuova per farle piccole. Bisogna farle troppo grosse. Perché? Perché poi nella macchinetta per impastare, per insaccare le lucaniche, non ci passa dentro. I bambini nel frattempo osservano, guardano, chiedono, si divertono nel vedere questi lavori, perché naturalmente non c'è ancora niente a livello loro. Nel frattempo si puliscono, si finiscono di pulire le budella, lavandole più volte, rovesciandole, soffiandole in modo da essere certi che non ci siano buchi, e
e alla fine vengono, dopo aver cambiato l'acqua tante volte, gli viene aggiunto un pochino d'aceto per togliere l'odore. Insomma, l'odore delle budelle all'inizio è un odore molto forte, alla fine non si sente quasi più. La casetta l'aveva fatta per lei. Vedrete che una volta che c'è qua continuo a tagliarti, ma sono sempre lunghi. C'è chi insacca proprio, per cui decide la consistenza che deve avere l'impasto che esce e che entra nelle budella. C'è chi fa girare la manovella e fa entrare la carne. C'è chi lega i salami o le lucaniche e c'è chi buca. L'operazione del bucare è molto importante perché anche lì, se si formano delle sacche d'aria all'interno della lucanica, la lucanica marcisce tutta, per cui ti va a perdersi tutto il prodotto. Questo lavoro però è il lavoro primo che fanno i bambini. I bambini fin da piccoli, io ricordo di averlo fatto quando ero piccolissima, il nostro compito era e è ancora per i bimbi quello di bucare le lucaniche, per cui loro bucano le lucaniche, naturalmente le bucano loro e le buca un adulto. La regola è vanno bucate due volte, da un bambino e da un adulto. Finito di bucare le lucaniche, vengono pesate a seconda dei bisogni delle famiglie. Chiaramente la famiglia che ha una sola persona ha poco bisogno, una famiglia che invece è composta da tanti ha più bisogno, per cui vengono fatte pesate a seconda di come ci si è accordati all'interno del gruppo e vengono appese a dei pali in una cantina che ancora si conserva come una volta, vengono appese con all'inizio di ogni palo il nome del proprietario e lì rimangono ad asciugare. Ed è bello, insomma, poter trovarsi insieme tutta la famiglia allargata in questi momenti, che per cui sono momenti ai quali nessuno vuole mancare, faticosi, ma che creano veramente unità all'interno della famiglia.